Buongiorno a tutti e benvenuti a minuto 91, anteprima della partita tra Lazio e Udinese. Per la partita della dodicesima di campionato, dove Lazio e Udinese giocheranno a Roma. Lazio è un momento molto molto interessante, infatti la Lazio non ha subito alcun gol negli ultimi 5 match di campionato contro l'Udinese, ben 4 vittorie biancocelesti e un pareggio. La Lazio giocherà con 3-4-2-1, con Trancoscia in porta, Basto in difesa con De Vrij, Radu, e poi in centrocampo Marusic, Parolo, Lucas Leila e Lulic. In attacco ci saranno Milinkovic Savic, Luis Alberto e come punta Immobile. In disponibile saranno Wallace, Di Gennaro e Anderson. Per l'Udinese giocherà invece con 4-3-3 forse, con Bizzarri in porta, Larsen, Danilo, Newton e Samir in difesa, Fofana, Parà e Janto in centrocampo, De Paul e Maxi Lope o Pesa, indisponibili Berami e Alfredson. Come dicevamo, è una partita molto interessante, dove ben 28 punti dopo 11 gare costituiscono un record della storia della Lazio di Serie A. La Lazio viene da ben 6 vittorie in Serie A, non arriva a 7 del massimo campionato aprile 2015. L'Udinese è da molto che perde a Roma, pensate un po' voi, il 56% delle reti segnate dall'Udinese, sono 10 su 18, sono arrivate delle situazioni di palle inattive. È una partita dove la Lazio è in un momento di grande forma, soprattutto in Europa e nel campionato italiano. L'Udinese giocherà sperando di fare un risultato positivo, ahimè è un po' difficile, una vittoria contro la Lazio del 20% ma non di più. Il 60% per un pareggio, non chiedo molto, ma un pareggio mi piacerebbe averlo, è già tanto quello, perché una perdita ne abbiamo già subite troppe, basta. Io spero che sia un Udinese che giocherà bene contro una Lazio che è in grande forma, quindi è una squadra molto ben posizionata da Simone Inzaghi, il fratello di Pippo Inzaghi. Simone Inzaghi sta facendo proprietamente la squadra in mano, quindi sa gestire, sa girare bene la squadra a suo favore. Invece l'Udinese giocherà in un momento buona, perché è arraggito contro l'Atalanta, che ha perso in trasferta contro l'Udinese in casa, ribaltando la partita da 1-0 a 2-1, con varie opzioni, varie situazioni interessanti. Io spero che l'Udinese faccia buona figura, che non sia in gita, come al solito può succedere a Roma, che lei va in gita, l'Udinese non c'è in campo, e spero che la mentalità ci sia per fare anche un buon pareggio, ma segnando. Speriamo bene, forza Udinese da parte nostra, forza Lazio da Stab Radio RT1. Speriamo bene, non so che dirvi. Vedremo nel post partita di lunedì, con il post partita Lazio Udinese. Da Marco è tutto. Ciao a tutti, da Marco da Udine.